E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che mi è stato consigliato per la sua chiamato Il Petroliere. Allora ragazzi, io vi dico già che è un bel film secondo me, assolutamente, ma a dire la verità è esattamente quello che traspone da tutte le scene che vengono messe su TikTok. Un film che punta sicuramente, anche se questo fa parte dell'obiettivo, ma ehi, non rispettiamo la tabella di marcia, eh? Comunque. Stavo dicendo, sì, beh, è un film che secondo me punta a farti vedere tante scene fantastiche che reggono benissimo perché ci sono due attori della Madonna. Però a dire la verità, in tutto il film, ecco, il messaggio non è che passa chissà quanto bene. Sì, ok, ma un po' secondario, vieni troppo catturato dalla bellezza dell'immagine, dalla bellezza della io ho abbandonato mio figlio e cose del genere, quindi dici cazzo sì, figo, però non mi ha fatto impazzire a livello di trama. La trama è che lui praticamente è un tizio che cerca petrolio, prima argento cercava, per sbaglio trova petrolio mi pare, e quindi decide di diventare un petroliere, quindi cercare petrolio. Lo trova, comincia a diventare ricco. Quando diventa ricco comincia a cercare di diventare più ricco. E questa cosa gli si rivolge contro perché comunque c'è tipo una specie di setta in questo nuovo posto dove deve andare a perforare, a trivellare. E diciamo che ecco, è come se sta setta comunque avesse un minimo ragione. Infatti non è che cominciano a succedergli cose troppo belle, tipo il figlio che gli diventa sordo, per esempio. E niente, io ve lo consiglio appunto per quanto riguarda la performance degli attori, la splendida immagine che si può vedere in questo film, ma come trama assolutamente 6. Non darò di più. Poi, personaggi. I personaggi sono stupendi, cioè non posso dire altro. A parte che sono due praticamente, perché non esiste altro personaggio che il protagonista e il tizio che ha a che fa con la chiesa, quindi diciamo non neanche il capo della setta, sì, poi ci diventa mi pare, però comunque loro due sono. E niente, lui è proprio il protagonista, è un buzzurro bastardo capitalista proprio al massimo, che è pronto veramente a fare i peggio impicci per essere furbo, insomma, e non far trapelare nemmeno un'informazione alla concorrenza, andare a trivellare nei punti più bastardi e più buoni che chiunque possa trovare, insomma uno uno che comunque ci ha saputo fare quei sordi, magari io, quello sì, sicuramente, però ha anche i suoi problemi, essendo molto rozzo, molto stronzo, molto strozzo, molto ronzo, e poi altre cose che non posso dire altrimenti vi spoilerò. Comunque, poi c'è il tizio invece della chiesa, lui è proprio un personaggio che odierete per tutto il film, però è fatto talmente bene che comunque lo odierete solo per il personaggio, non per l'attore, che è molto bravo. Beh, lui è tipo un credente, ultracredente, molto ipocrita, con una marea di peccati a dir la verità alle spalle, solo che non li riconosce e cade enormemente nell'ipocrisia perché tanto si rifugia nella religione. E questa è una cosa molto bella, è un tema molto figo da affrontare. Quindi alla fine come personaggi do un 9. Se lo merita. Poi, obiettivo, portare un film sicuramente che ti raccontasse una storia con delle immagini, una performance attoriale della Madonna, che però appunto ti facesse anche un po' pensare. Secondo me la prima parte c'è, la seconda parte non molto, perché non è che ti lasci chissà che cosa a cui pensare. Hai un po' di difficoltà molte volte a
a capire il senso, secondo me, della dell'opera stessa in toto. Della scena sì, ma in toto si perde un po' il senso della dell'opera, quindi darò un 7. Un 7. E direi voto finale, dai, 7 e mezzo. Carino, soprattutto se siete comunque aspiranti attori, perché potete imparare molto da quello che si fa davanti a, alla camera alla cineproiezione. Molto figo su quello, sì. Basta, direi. Tutto qui. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio del Petroliere.